E i patronati sono in rivolta per via dei tagli del governo, proteste dalla prossima settimana in tutta la provincia, a cominciare dal presidio che si terrà davanti all'INPS a Treviso giovedì prossimo. Patronati di Treviso in rivolta, a rischio con i servizi forniti alle 140.000 famiglie trevigiane, anche i posti di lavoro. La causa, risorse in calo per via dei tagli di governo. Già da gennaio i primi contraccolpi. C'è anche un rischio occupazionale che evidentemente in questa fase non vogliamo neanche considerare. Il rischio principale è per la cittadinanza, non tanto e solo per i patronati. È per la cittadinanza che, non avendo più modo di accedere ai servizi, dovrebbe in alternativa o pagare qualcuno che faccia da tramite, a differenza di noi che evidentemente lo facciamo gratuitamente e vogliamo continuare a farlo gratuitamente, oppure semplicemente non poter far valere il proprio diritto. Ai patronati ci si rivolge ad esempio per essere seguiti per le domande di maternità, pensionamento, richieste di invalidità e molto altro ancora. Patronati che lanciano un appello ai cittadini per far valere la gratuità del servizio. Di recarsi presso i propri patronati di riferimento per firmare la petizione oppure firmarla anche online accedendo ai siti vari. Patronati che si mobiliteranno a partire dal presidio del 13 novembre prossimo davanti all'INPS di Treviso. Nella giornata del 15 di novembre invece saranno fatte altre petizioni al mercato di Treviso, a Conegliano, al centro Conè e a Castelfranco.